Pronta a partire la prima edizione dell'Outdoor Film Festival, la prima rassegna cinematografica all'aperto che dal 29 giugno al 2 luglio trasformerà San Valentino Torio in una vera e propria città del cinema. Ad essere coinvolta sarà tutta la città degli innamorati con proiezioni immersive, workshop e masterclass dedicate alla formazione in ambito cinematografico, talk e dibattiti con attori e registi del cinema nazionale e internazionale. Non mancherà ovviamente il concorso con film in gara che saranno valutati da una giuria d'eccezione guidata dal regista Michael Keaton Jones. Insieme a lui Maria Sole Di Maio, protagonista a soli 17 anni del lungometraggio Il diario di Carmela, celebre per il ruolo di Speranza Altieri nella fiction Un posto al sole. Luca, cantore d'amore, storico e critico dell'arte, uno delle principali voci del giornalismo artistico e cinematografico, autore di un romanzo di recentissima pubblicazione, L'estetica del decanter. Gina Amarante, protagonista della fiction Un posto al sole, nel ruolo delle gemelle Cirillo e di Maria in Gomorra. Davide Merlo, digital creative producer per Catleia ed attuale tech manager del Prisma, una delle firme di progettazione più importanti d'Italia. In giuria anche Alfonso Amen, la professore di sociologia dei processi culturali dell'Università degli Studi di Salerno, e Mattia, cantore d'amore, noto produttore e regista cinematografico, da sempre appassionato di arte in tutte le sue forme e noto per aver partecipato alla produzione del celebre film di Paolo Sorrentino È stata la mano di Dio. I film che hanno partecipato alla prima selezione sono stati 150 da 34 nazioni differenti, giudicati in una prima fase dall'organizzazione interna. Solo 13 hanno raggiunto le semifinali e dalla giuria d'onore ne verranno selezionati solo 6 che concorreranno al festival e saranno giudicati in quest'ultima fase da una giuria popolare. Dal 29 giugno al 2 luglio ci darà l'opportunità di essere cullati, di essere accarezzati, di accompagnarci vicendevolmente.